Con un gran finale di gara il Pescara pareggia per 1-1 al Renzo Barbera di Palermo, una gara incredibile sfiorando al 49esimo la vittoria negata ai biancazzurri da una super parata di Posavec, grida vendetta anche il gol annullato a Fornasier quasi allo scadere, gol poi dalle immagini risultato regolare. Gli abruzzesi, che al 90esimo sembravano quasi in B, hanno invece avuto il merito di raddrizzare proprio in extremis una gara che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo campionato. Ora il mercato, con la possibilità di migliorare l'organico, non ci sarà una rivoluzione ma acquisti sicuramente mirati. Davanti a Zeman, seduto in tribuna, Palermo e Pescara si affrontano davanti a 25.000 spettatori. I rosanero si affidano a centrocampo all'esperienza di Gazzi e in avanti al fiuto di Nestorowski con Diamanti più indietro. Nelle Pescara non ci sono Beibec, Mitriza, Pepe, Verre e Aquilani già ai saluti. Oddo opta per un particolare 3-5-2 con Zampano e Biraghi più avanti e una difesa a tre. A sorpresa uno dei tre ex rosanero, Gaston Brugman, va in panchina. Nel settore ospiti presenti 50 coraggiosi tifosi del Pescara. L'avvio è equilibrato con il Pescara più manovriero sugli sviluppi del corner e poi Memusciai ad incornare di testa alto di pochissimo. I siciliani hanno difficoltà a trovare spazi. La squadra di Corini pian piano inizia ad avanzare il proprio baricentro in avanti, trovando nella prima vera occasione al 33esimo il gol del vantaggio con una prodezza agevolata da una ingenuità della difesa pescarese. Il gol del giocatore rossanero Quaison fa esplodere il Barbera, che diventa una bolgia, con Oddo che però sprona i suoi a non mollare. Si arriva però al termine del primo tempo senza altre emozioni e con il rossanero in avanti. Nella ripresa si riprende con gli stessi 22 di inizio gara e con il Pescara chiamato a cercare di recuperare il risultato. I biancazzurri fanno un po' di possesso palla, ma al 20esimo e Iaialo a mancare di poco di testa il gol del 2-0 che avrebbe ammazzato la gara. Oddo a metà ripresa manda in campo Brugman al posto di Alessandro Bruno. L'inerzia della partita però non cambia con i minuti che scorrono veloci e con le possibilità di pareggio del Pescara che sembrano assottigliarsi, anche per che restano una chimera le conclusioni verso la porta di Posavec. Oddo alla mezz'ora gioca anche la carta Cristante, che prende il posto di Campagnaro. Il finale di gara vede grandi emozioni. Al 35esimo c'è un'opportunità per Pettinari, che allarga troppo il compasso mettendo a lato. Al 44esimo, sugli sviluppi di un angolo, arriva il pareggio di Fornasier, che sembra in posizione regolare, ma l'assistente alza la bandierina e Massa annulla fra le vibranti proteste abruzzesi. Ma questa volta il finale almeno sorride al Delfino, visto che al 47esimo Gonzales sgambetta in area Caprari. Massa indica il dischetto senza esitazioni con Biraghi, che si prende la responsabilità di cacciare il penalty dagli 11 metri spiazzando il portiere palermitano. I giocatori del Pescara dopo il gol corrono ad abbracciare il tecnico Massimo Oddo, mentre poco dopo al 49esimo è ancora il portiere siciliano a salvare porta e risultato con una parata miracolosa su tiro violentissimo di Ledian Memusciai. Il Pescara manca la vittoria ma evita un altro KO, restando così aggrappato alle speranze di salvezza. Thank you.